La legge di bilancio 2019. Potrebbe partire già nel mese di luglio il primo bando per le vendite degli immobili pubblici. È l'auspicio del direttore dell'Agenzia del Demanio, Riccardo Carpino, che a Milano ha fatto il punto sul piano di dismissioni pubbliche. Sentiamo Alan Gard. Capannoni, terreni, appartamenti e box per auto. L'Agenzia del Demanio, per portare nelle casse dello Stato almeno 950 milioni di euro, come previsto nella legge di bilancio, ha individuato 1.600 immobili pubblici da dismettere. Si tratta di beni che comunque non sono più strategici per l'utilizzo delle funzioni statali e sono beni che comunque possono andare sul mercato ma che possono essere rivitalizzati, avere una seconda vita, soprattutto risolvere anche situazioni in cui il bene non manutenuto, perché necessariamente non manutenuto perché non ha una sua funzione attuale, si degrada e poi diventa anche fonte di problemi. 1.200 sono già stati messi o verranno messi in vendita. Sul sito internet del Demanio ci sono gli annunci con foto e indicazioni di come partecipare all'asta. Per altri 400 invece, considerati di maggior pregio e valore, come questa ex autorimessa a Milano in una zona di forte espansione immobiliare, bisogna aspettare il decreto. Ci troviamo a caserme che non hanno più una loro utilità perché non c'è più la leva, ci troviamo a posti di frontiera che non c'è più la frontiera. È un po' ripercorrere la storia e quindi è proprio il senso del fatto che non è più strategico. Tra i beni in vendita, il Ministero della Difesa ha individuato 40 caserme che verranno messe in vendita e 4 idroscali che invece verranno dati in concessione. È tutto per questo.